Ci troviamo all'Hotel Europa di Latina per la presentazione della 27esima edizione del torneo di basket nazionale Tosarello, Trofeo Cuomo, che vedrà in campo 20 formazioni partecipanti, categoria Elite e Junior. Tra i testimonial di lusso, di eccezione del torneo, il coach Valerio Bianchini, la sua carriera è costellata da numerosi successi, due coppe campioni, una coppa intercontinentale, tre scudetti, a coronamento veramente di una grandissima carriera. E Valerio Bianchini, lo sport oggi è stato più volte ribadito come sia messaggero di valori importanti, soprattutto nei giovani, anche in questo tipo di tornei. Ma infatti anche il valore di questo torneo consiste proprio nel fatto che portare la gente a vedere il basket d'estate sul campo all'aperto, così come usava nei grandi tornei che si giocavano negli anni scorsi, è un valore di propaganda straordinario. E poi soprattutto il fatto che sia giocato da giovani, non ci sono professionisti in questo torneo ma sono giovani, e infiamma proprio la passione dei ragazzi nei confronti dello sport, e lo sport restituisce tanti valori, restituisce l'idea di sacrificarsi per una passione come quella dello sport, di avere un sogno nello sport, di avere anche il piacere di condividere la propria passione con i propri compagni di squadra. Ecco, lei ha dichiarato: lo sport è un'esperienza totalizzante per la formazione del singolo individuo, ma è anche una metafora continua della vita. Assolutamente sì, perché pensiamo per esempio al significato di una squadra. Noi nel basket diciamo sempre, siccome noi i nostri giocatori vanno in campo in cinque, che la squadra è come la mano con cinque dita. Se prendiamo le dita individualmente, sono fragili, si spezzano facilmente, ci vogliono almeno due dita per prendere un oggetto, e danno proprio un'idea di fragilità. Se invece vediamo queste dita che si stringono insieme in un pugno, e c'è la determinazione collettiva di dare questo pugno, e c'è anche la tecnica per darlo nel modo giusto, i ragazzi vedono quale differenza enorme di potenziale c'è in una mano di cinque dita che si stringono assieme con la stessa volontà rispetto alle dita individuali. In termini di programmazione, basta essere propositivi, innovativi, trasmettere fiducia e orgoglio per raggiungere i traguardi? In termini di programmazione bisogna, diciamo, rispettare gli atleti, nella loro umanità, e aver cura del loro sviluppo, e soprattutto c'è una cosa importante, soprattutto a livello dei professionisti, ricordare agli atleti che i loro obiettivi non sono di avere la macchina più bella o la ragazza più carina della città o sempre più soldi, perché quelle sono solo conseguenze di un fatto essenziale, fondamentale, che è quello del miglioramento di se stessi. Se un atleta migliora se stesso e punta all'eccellenza, punta a essere sempre meglio ogni anno, poi le altre cose vengono in conseguenza. Quindi l'educazione da dare ai ragazzi è quella di pensare ad essere sempre migliori e a lavorare per questo. Ventisettesima edizione del torneo di basket Tosarello, Trofeo Cuomo. Cuomo e Tosarello, un binomio vincente nello sport come proprio nella tradizione della vostra azienda. Sì, anche quest'anno abbiamo accettato l'invito della famiglia Tosarello a prendere parte a questo torneo. Ormai facciamo parte integrante della famiglia, quindi siamo diventati una famiglia unica, e per noi è importante proseguire con questo impegno che, diciamo, rappresenta quelli che sono i valori sia del torneo che quelli della nostra famiglia e della nostra azienda. Anche per quest'anno, come da 5 anni, vogliamo ricordare la memoria di nostro padre con il premio Fair Play Giuseppe Cuomo, proprio per andare a valorizzare quelli che sono i valori della lealtà, della correttezza, dello spirito del gioco che ogni persona dovrebbe avere nello sport e nella vita, perché senza il valore umano non si avrebbe una vera vittoria. Vanno rispettate le regole del gioco e le regole del rispetto per gli altri.
Quindi per Giovanna Cuomo lo sport è messaggero di valori non solo a livello tecnico ma nella vita di tutti i giorni. Lo sport e soprattutto questo torneo sono un emblema di quella che dovrebbe essere il comportamento di tutte le persone nella vita, nella società come nel lavoro. Per questo siamo molto legati a questo torneo e crediamo che sia la chiave del successo anche della sua longevità. Tra le novità assolute della 27esima edizione del torneo Tosarello Trofeo Cuomo avremo la campagna mediatica educazione stradale promossa dalla Blue Bike, concessionaria Peugeot di Latina, per insegnare soprattutto ai giovani la guida sicura, intelligenza ed intelligente sulle strade. A spiegare l'importanza di questa corretta guida stradale abbiamo con noi la responsabile della Blue Bike, Stefania Calzati, concessionaria Peugeot di Latina. Noi abbiamo deciso di promuovere l'iniziativa sicurezza sulle strade in abbinamento al fatto che promuoviamo direttamente il settore dell'automotive, per cui ci sembrava lo strumento migliore. Il torneo Tosarello è un torneo che sposa più argomenti nell'ambito sportivo. Quest'anno in particolare l'alimentazione e la discriminazione sociale. Ci abbiniamo a loro per seguire questi argomenti, sperando anche di promuovere la sicurezza sulle strade con un evento abbastanza interessante ed entusiasmante. Quindi un'azienda produttrice ha anche un compito importante, un compito educativo, cioè quello di insegnare la guida con senso di responsabilità che deve essere sia per se stessi che per gli altri. Magari riuscissimo a divulgare questo senso di responsabilità per quanto riguarda la guida sulle strade. Sicuramente il nostro prodotto è il primo prodotto che ti consente di metterti su una strada, insomma, in maniera abbastanza completa. Speriamo di riuscirci.